Ma cari quadisti, ma buongiorno, parte 2, manutenzione, revisione, 400 km di uso gravosissimo, Segway Ninebot 1. Spettacolare. Signori, questo è il nostro. 400 km di uso, pulito, lavato, tolto gli groppi di fango. Allucinante, sarà dentro un chilo di fango, spettacolo, non ha mai mollato, non ha mai mollato, e questo è il prodotto di prima. Signori, ha 400 km questo prodotto. Ovviamente non ci credete, c'è problema, vi comprate un Segway Ninebot, collegate l'applicazione a internet, andate a vedere il log di Il Fero su Segway 1, Ninebot 1. E vedete i chilometri che il buon Fero ha fatto. E quelli sono. Signori, eccoci. Allora, questo è il prodotto completamente revisionato, richiuso, spettacolare. Non l'abbiamo ancora acceso. Faremo questa prova. Sempre ovviamente squadra corsequadisti.it. Vi diciamo cosa abbiamo utilizzato, proprio nello specifico. Allora, questo l'abbiamo utilizzato, lo mettiamo qua. Qui, anche questo qua, guarda, 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 guarda. Allora, per spuntare completamente, manutenzionare, riparare, farne di ogni, signori, ecco cosa vi serve. Piano di lavoro, banco di lavoro, gomma piuma, calamitina snod per tirare sulle viti, mazzetta 750 grammi, anche un martello va bene, però noi preferiamo la mazzetta, cacciaspine, brugola del 2,5, chiave brugola del 2,5, chiave brugola del 3. Chiave al brugola semplice piccolina da 3, cacciavite a stella media, cacciavite piatto piccolo, cacciavite piatto lungo, carta vetrata 400, limaccia del nonno, fantastica, guarda la limaccia del nonno, spray Channipon o comunque un lubrificante spray per catena. Clean Polish Ippone, un polish molto delicato, sgrassatore Eco 10 LS lunga, super sconto 50%, e della carta, proprio e ciao, pulire. Allora, ripetiamo, aprire la pataletta, sganciare con il cacciavite piano questo con le quattro inviti. Forse sono 6, vabbè, non è importante. Togliete il nero, arrivate alle viti, 4 viti, tirate 4 piccole viti, togliete 4 piccole viti a croce, sganciate altre 4 viti, 6 viti, scusate, togliete questa parte, pam pam. A questo punto vi appaiono sotto le viti che tengono questa parte, viti a brugola del 3. Pa, 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 pa. Le svitate tutte 6 e 8, poi togliete questa parte, vi appaiono 4 viti a brugola, togliete anche queste 4, sganciate con una brugola del 2,5 qua sotto, togliete, sfilate il perno, sfilate la pedana, sfilate tutto. Ah, qua ci sono altri 2 viti da sfilare e viene via questo, con da una parte il pacco batteria, dall'altra la centralina, e a questo punto il prodotto nu è nudo. Lubrificate i cuscinetti, controllate tutto, pulite, levate il fango, date anche una controllata alla pressione delle ruote, controllate le spine, ma veramente poca cosa. Richiudete il tutto, ovviamente se avete il materiale e i mezzi, fate anche un check up alla centralina, un check up ai motori. Vabbè, come detti, i lavori lo abbiamo fatto, non penso che un utente possa farlo. Comunque solo dipende dalla strumentazione che avete a disposizione. Richiudete tutto esattamente nel medesimo ordine e signori, il vostro prodotto Segway Ninebot 1 è pronto all'uso. Adesso vediamo solo se il prodotto Segway Ninebot 1 è pronto all'uso, se va o se non va. Vediamo, 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 vediamo. Signori, il prodotto Segway Ninebot 1 va perfettamente. Numero 1, signori, numero 1. Dalla squadra corsequadisti.it, dal Fero, che spettacolino. Un saluto, buona giornata e un arrivederci ai prossimi articoli della squadra corsequadisti.it. Ciao ciao! Intanto chiudiamo il prodotto, lo accostiamo.
chiudiamo lo video. Segue Naibut 1, 400 km, spettacolare, ancora nuovo.